E guattai a tutti ciurma e benvenuti ragazzini in questo nuovissimo video, in questo caso ragazzi sulla nuovissima demo che è stata appena pubblicata del remake di Medieval. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno 50 like per questa demo. Che dire, vi ho chiesto ieri su Instagram se appunto un video su questa demo avrebbe potuto interessarvi, la maggior parte delle risposte sono state positive, ecco perché quest'oggi sto registrando questo video. Che dire riguardo questo remake, ragazzi, che io effettivamente non conosco Medieval perché non l'ho mai giocato in vita mia. Infatti, questo remake potrebbe effettivamente magari interessarmi per poter conoscere anche questo gioco perché quando ero piccola non l'ho mai giocato. Per cui il mio approccio, ragazzi, non sarà quello di un giocatore nostalgico che sta lì a vedere come hanno rifatto il gioco, ma l'approccio di una persona che non l'ha mai giocato, che quindi sta giocando qualcosa di totalmente nuovo, per cui non perdiamo più tempo e andiamo a giocare. Comunque, anche questo gioco, ragazzi, come Crash, come Spyro, ha fatto appunto la storia, diciamo, dei videogiochi, perlomeno, cioè ha fatto la storia dei videogiocatori. Ecco, forse è più giusto dire questo. Quindi è un gioco che effettivamente è sempre ricordato con molto affetto, per cui ovviamente hanno ben pensato di farci il remake, come li hanno fatti appunto per Crash, per Spyro, eccetera, eccetera. Tanto tempo fa, nel reame di Gallomir, viveva uno stregone chiamato Zarok. Quest'uomo spietato e arrogante odiava i suoi concittadini per i loro modi semplici e pacifici. Così Lo si stronzo, mise a insomma. capo di un esercito di demoni e partì alla conquista del regno. Il campione del re, Sir Daniel Fortescue, guidò le milizie nella battaglia contro l'Orda Infernale. Ancora oggi i bardi amano cantare di come egli guidò la carica contro le forze immonde, di come i demoni cadevano davanti a lui come spighe davanti alla falce. E di come infine, seppur mortalmente ferito, fu in grado di distruggere il malvagio stregone. Un eroe. Quel giorno Fortescue entrò nella storia come l'eroe di Gallomir e diede inizio a un'era di pace che durò 100 anni. Fino a quando lo stregone tornò. Ammazza che piedi che c'ha. Perfetto, quindi sto stronzasso di stregone è pure tornato, cioè non basta lo sforzo che sto poveretto insieme agli altri ha fatto, ne è bastato. Vabbè, ma questi sempre ritornano, sempre ritornano. Addentriamoci nelle tenebre, signore e signori. Eccola! Bello il vestito. Manicure ogni tanto non... Ammazza che mento! Dai, è un nemico che è il suo perché però, ragazzi, dai. Ma scusa, questo non era stato sconfitto, cioè è rimasto vivo 100 anni. Quanti anni c'ha sto vecchiazzo?
No buono, no buono. Ma sa parlare sto tizio? O è solo in grado di emettere mugugni? The fuck? Ammazza che belli. Oddio. Quella è sicura la cosa più inquietante. Oh mio Dio. Oh merda. Musica che intro, ragazzi. Oh, e che musica. Uno di quei demonietti pestiferi ha rubato la tua roba. Rivolgiti ai mercanti Garguglia. Stranamente hanno sempre una copia di quello che hai perso. Vabbè, ma sempre i ragni. Ecco. Vabbè, fammi capire, sto caspita di stregone si è tipo impossessato sia degli esseri umani che dei morti, in pratica. Ok. Benissimo, incominciamo a giocare allora, di nuovo. Wow. Mano? Benissimo, i morti sono tornati in vita. Questo è chiarissimo. Ah, eccolo là. Ha funzionato anche su di lui l'incantesimo. La stregoneria. Ah, allora sa parlare. Oddio. Ma scusa. C'è stato ferito alla prima in testa da una freccia, davvero? Che schifo. Ma non era stato detto che era stato il condottiero e tutto il resto appresso? Dan, alzati e cammina. Ti è stata data una seconda possibilità di diventare un eroe. Non rovinare tutto un'altra volta, diceva? Ma dai, davvero? Ma allora perché hanno questo ricordo incredibile? È resuscitato Sir Daniel Fortescue. Guarda l'eroe di Galumir, colpito a morte durante la prima carica. Il velo della guerra e del tempo hanno cospirato per trasformare un volgare soldato in salvatore. Ma noi sappiamo la verità. Bene. Lascialo in pace. Il fato gli ha dato una seconda opportunità. Può finalmente dimenticare l'ignobile verità, sconfiggere Zarok e entrare nella leggenda. Auguriamogli buona fortuna. Ok, quindi era tutta una menzogna il fatto che lui fosse davvero il salvatore. Perfetto, siamo in game. Che bei passi felpati, Sir Dan. Avvicinati a un libro e premi triangolo per leggerlo. Possiamo tornare indietro anche? Sì. Ok, interessante. Ecco, a me si sta scaricando pure la batteria, perfetto. Ok, oh. Che cazzo?
Che cos'era? Perché cavolo mi si è tipo impallato. Vabbè, poco importa, ragazzi. Fatto sta che hanno una memoria di noi totalmente sbagliata. Non capisco perché effettivamente l'hanno reso quello che non era. Cioè, è stato ammazzato alla prima, ragazzi, da una freccia. Fantastico. I tesori che trovi vengono convertiti in monete e aggiunti al tuo totale. Puoi usare le monete per acquistare oggetti dagli avidi mercanti Gargoglia. Ok, interessante sta cosa. Perfetto. Ok, quindi quello è il totale delle monete. Quindi si possono utilizzare le monete anche per fare acquisti. Sei rimasto disteso per 100 anni. Avrai le ossa rotte. Usa la cripta per abituarti al tuo nuovo stile di vita. Certo. Ok, diciamo che questa forse è tipo la fase tutorial, chiamiamola così. Infatti ci stanno spiegando diversi aspetti. Bottiglia della vita, suppongo che aumenti la vita quando quella è passata. In giro per Gallowmir troverai varie bottiglie della vita. Contengono la stessa magia che ti ha risvegliato dal tuo torpore, quindi possono farti tornare di nuovo dal regno dei morti. Usane una quando la tua energia è scarsa per sentirti subito meglio e riempile appena puoi. Benissimo. E qua invece che dice? Quando sei pronto a lasciare la cripta, dirigiti verso l'uscita in fondo alla sala. Per sbloccare il cancello dovrai trovare una pietra runica e appoggiarla sulla mano che spunta dal muro lì accanto. Ok, la troverò, vecchia. Stai tranquilla, Sir Daniel Fortescue non fallisce mai. Tranne quando si fa ammazzare. Vabbè. Ammappate! E questi coltelli da lancio addirittura. Posso usare anche i coltelli da lancio? Davvero? Ah, ok, così cambio tipo l'arma. Così mi accuccio, mi accovaccio, ragazzi, con R1, perfetto. Così mi... cioè, fa tipo la parata. Vedete che è in posizione da parata? Va bene. Alcune armi possiedono poteri e capacità eccezionali. Provale tutte per scoprire le loro abilità secondarie. Alcune sono immediate. Altre richiedono un po' di tempo per caricarsi ed esprimere il loro vero potenziale. Ok, grazie nonna. Allora, tieni premuto cerchio per caricare l'arma. Eppa! E poi per rilasciarla, ok. Cioè, se lo premo solo una volta, ragazzi, ne lancia uno. Adesso ne abbiamo a disposizione 100 addirittura. Se tengo premuto, ne carica 3 insieme, come potete vedere. Benissimo, buona sapersi. Ok, la pietra runica per aprire là sotto il cancello. X per saltare, perfetto. Ma succede qualcosa se finisco in acqua? Ok, no, non è un personaggio che muore se cammina nell'acqua almeno. Cioè, se ci finisce interamente dentro, non lo so. Sbababum te. Eccolo qua lo scudo, signore e signori, per pararci dagli attacchi e dalle frecce. Vabbè. Nel corso dei tuoi viaggi nel mondo di Gallowmir troverai un gran numero di oggetti. Per vederli o utilizzarli, usa il tuo inventario. Al suo interno troverai anche il tomo di Gallowmir, che contiene un registro di tutti gli abitanti che hai incontrato e ti fornirà tutte le informazioni che solo una voce fuori campo può darti. Interessante, perfetto. Per aprire il tuo inventario, eccolo qua, ragazzi. Lo scudo di rame, scarso come oggetto difensivo, ottimo come piatto da portata, perfetto. Ah, aspetta, no, elmo di Danny inefficace contro le frecce e tutto il resto. Questo già è stato dimostrato. Però possiamo equipaggiarlo. Che dice? Se maledetto ora i nemici sono più letali. Ah, ok. Quindi equipaggiarlo rende i nemici un po' più pericolosi, diciamo così. Perfetto, va bene. Oh, la mia spada. Premi triangolo per scambiare le armi. Ok, infatti. Coltelli, spada, coltelli, spada, coltelli, spada. Va bene. Ok, per attaccare, quindi cerchio sempre. No, allora, l'attacco normale, diciamo, quello veloce col quadrato, mentre quello un po' più letale con il cerchio. Perfetto, interessante. Abbiamo trovato tutto il nostro equipaggiamento. Pietra. Andiamo. Adesso sì che sono letale. Letale, letalissimo, incredibile. Il libro, prova, aspetta. Zarok, seguendo la sua diabolica odissea attraverso Gallowmir. Per scovare l'uscita in un'area
ti basterà cercare la traccia maleodorante lasciata dalla sua melma macchina. Perfetto, seguiamo il suo puzzo e sapremo dov'è. Perfetto, andiamo! Ah, siamo tipo su una mappa adesso. Dai, che figata. Ok, per ora possiamo andare soltanto al cimitero, ovviamente. Però è figa sta roba qua della mappa pure, ragazzi. Perché è scritto in inglese? Eccoci nel cimitero. Finalmente potremo avere a che fare con dei veri nemici. Possiamo spaccare tutto qua? Ve lo spacca qualche lapide. Un po' di educazione. Oh! Minchia, fa paura. Ok, abbiamo sbloccato una nuova voce del tomo. Ok, come potete vedere, ragazzi, ci sono varie categorie: gli alleati, i nemici e i boss. Quindi lo zombie, eccolo qua. Il tuo cervello sarà anche decomposto, ma questo non impedirà loro di provare a mangiarselo. Basta qualche colpo per abbatterli, ma non sbagliare mira, sarebbe un po' imbarazzante. Beh, effettivamente, voglio dire, cioè. Mamma mia, pensavo di poterla schiacciare la manina che andava in giro. Bentornato nella tua adorata Dalomir. I maleodoranti defunti sono tornati per danzare assieme agli esseri senza vita e vogliono farlo sul tuo cadavere. Incoraggiante, nonna, grazie, grazie. Sono appena tornata in vita e già mi incoraggi così tanto. Ehi, ragazzi, ben arrivati. Oh, ok, volevo provare ad usare questo. Tac, tac e tac. Ok. Uno non basta per ammazzarlo, va bene, ok. Cioè, ci vuole un po' di tempo per ammazzarli coi coltellini, ecco. Ma no? Maro, te posso schiacciare? Ah, ma allora le lapidi le posso spaccare, scusane. Ah, ma allora posso fare anche strage di lapidi. Interessante. Ehi, ragazzi, mi sto dilapidando tutte le lapidi. Vabbè, oggi non è proprio giornata. Allora, qua che cosa c'è? Mezze cespugli c'è sta qualcosa? No, sembrerebbe di no. Andiamo, Sir Dan. Dopo aver fatto un po' di razzie, qua dentro siamo entrati. No. Allora, devo andare di qua. Ah, mi scusi, buon uomo, mi scusi. Mi rendo conto che sto invadendo il vostro luogo di sacro riposo, che poi sacro riposo non è più tanto, ma... Ed è qua che devo passare, insomma. Quella piccola luce che ti segue è un fuoco fatuo. Okay. Gli eroi del salone non dovrebbero intromettersi negli affari dei mortali. Ma quando hanno saputo che Sir Daniel Fortescue ha avuto un'occasione per riscattarsi, beh, hanno deciso di darti una mano con la tua scarsa percezione della profondità. Okay. Il fuoco fatuo girerà attorno ai nemici, aiutandoti con la mira per gli attacchi a distanza, ma ti indicherà anche le cose da guardare più da vicino. Benissimo, grazie ragazzi, perché giustamente immaginerete che con un occhio solo non è poi così facile. Poi, se sono scarso come lo ero in vita, siamo proprio a posto, Sì, sì, davvero a posto. Allora, oh, le musiche sembrano fighe, ragazzi, però, Qui che c'è? Ok, una pietra runica, signori, per procedere nel prossimo cancello. Vediamo però comunque di guardarci intorno. Ah, vabbè, va a cagare. Oh, allora, qua c'è una fumella verde che non so cosa sia. Non lasciare che gli zombie ti fermino. Puoi curare le tue ferite camminando su questa fonte miracolosa. Grazie, nonna, grazie. Che meraviglia, fantastico. Ok. Ah! Con un'arma a distanza equipaggiata, premi L1 per cambiare. Ah, ok, il nemico bersaglio, perfetto. Per cambiare il bersaglio, in pratica, quando si ha un'arma a distanza. Qua ho preso i soldini, qua che cosa c'è? A volte può essere utile guardare il mondo da un altro punto di vista. Ogni tanto prenditi qualche secondo per ammirare le bellezze della nostra Gallomir. Tieni gli occhi aperti, potresti trovare qualcosa di interessante. Bene, quindi che cosa vuol dire? Che non lo so, vabbè. Che ci possono essere tipo dei segreti da trovare, non lo so, vabbè. La runa del caos addirittura. Vedi, tipo qua, che cos'è che dovrei guardare? Cioè, che cosa c'è di così bello da guardare in questo posto spettrale? Nonna, cosa dici? Oh. Allora,
Caro amico, ti picchio. Perché non ti picchia mai? Maya, Maya, Maya. Qua posso passare, Maya? No, non posso passare. Perfetto. Ma spaccare le lapidi ci avrà un qualche senso? È giusto per fare un po' di razzie. Vabbè. Ecco la runa del caos. Oh, la miseria! Oh, la miseria! Tac, 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 tac. Attacco circolare qua. Oddio, mi stanno ammazzando. Oddio, mi stanno ammazzando. Super attacco! Super attacco, ok. Se si carica la spada col cerchio, ragazzi, diciamo che fa un attacco un pochettino più potente. Ok. Ammazza, me li sono ritrovati tutti davanti in gruppo. Mi sono proprio spaventata a morte. Vedi, tu da solo, per esempio, non faresti paura manco a una mosca. Ricorda, non c'è nulla che possa sfuggire agli occhi di un angelo. Nanna, ma potresti parlare un po' più chiaro, no? Perché devi parlare per enigmi e indovinelli? Cioè, dimmi, l'angelo fa questo e quest'altro e punto, cioè, è tanto semplice. Signor angelo, mi dica cosa... Ah! Incredibile, era una leva, che meraviglia! Questo oggetto è il calice. Ogni volta che elimini un nemico con un'anima, il calice si riempie un po'. Quando sarà pieno, potrai raccoglierlo. Così sarai degno di entrare nel sacro salone degli eroi per ricevere una nuova arma. Puoi trovare un calice in ogni regione di Gallomir, ma sono tutti nascosti o ben sorvegliati. Solo un vero eroe sarà in grado di raccogliere. Ok, quindi una sorta di collezionabile che ti premia pure, perché appunto una volta che poi li riempi, però non gli posso fare niente a questo, cioè non lo prendo, vabbè. Che poi si riempie e quindi ti premia pure, perché ti dà la possibilità di andare a prendere, vedete, una nuova arma. Adesso infatti si sta riempiendo, o forse già si stava riempiendo, non me ne ero accorto perché è già l'85%. Quindi vabbè, probabilmente lì poi ci dà la possibilità di fare l'accesso alla sala degli eroi, la chiamata, una roba del genere. Quindi interessante, ragazzi, cioè vedete, pure nei giochi di una volta c'erano tanti aspetti aggiunti, capite? Cioè c'erano tante cose in più da fare, cioè pure qua c'è, ci sono sti collezionabili, chiamiamoli così, bisogna trovarli, pieni di segreti, cioè... Bellissimo tutto ciò, ecco, e voi lo siete un po' di meno, ragazzi, scusate, ma vedevo eliminare in gruppo. Ecco fatto. Boom, un colpo solo, boom. Benissimo, prendiamo sti soldini. Prendiamo la pozione della vita. La pozione. Solo che io avevo visto che in un altro punto c'erano tre forzieri. Vedete, ragazzi, qua... Qua dietro ci stanno questi tre forzieri, ma a meno che non si può arrivare da qua sopra in qualche modo. Allora, sto cancello inquietante. Oltre questi cancelli scheletrici si trova il mondo dei vivi. La chiave scheletrica è in mano al demone della vetrata, signore del mausoleo in cima alla collina. Ok, gliel'andrò a chiedere gentilmente, se non avrà intenzione di darmela. Gentilmente me la prendo con la forza, ecco. Ecco, vedete, ragazzi, ora si può raccogliere il calice. Quindi ci sono anche obiettivi secondari interessanti. Questo volevo dire prima. Allora, vediamo se... No, da qua non posso andare da nessuna parte. Di qua si può scendere. Però io volevo prendere pure sti caspiti di... Ok, di forzieri, infatti. Andando da qua. Tac. E vai! Ok, adesso basta che posso uscire. Perfetto, andiamo a vedere sto calice, ragazzi. Caro angelo, ho bisogno di te. Ho bisogno di te, ho bisogno di te. Ma grazie! Il salone degli eroi ti attende. Sì, ma non qui, va bene. Ok, sarà da qualche altra parte, ragazzi, non lo so. Va bene. Intanto comunque questo l'abbiamo raccolto, quindi probabilmente si potrà accedere da qualche altra parte. Benissimo. Continuiamo di qua, di qua, di qua, di qua, di qua. Ragazzi, ci dovete andare piano, mica con queste resurrezioni così repentine. Non vi fa bene alla pressione, figli miei.
Benissimo, continuiamo di qua. E vabbè, di nuovo. Sì, ma mi minchia come è morto male quello. Che certe posizioni raccapriccianti proprio. Ehi! E questo? Ok. Va bene, va bene. Qua c'è la fumella della vita. Oh, ecco qua. Ci rifocilliamo un po'. Prendiamo i soldini. E di nuovo. Oh! Ma minchia! Ma perché mi ti butti addosso così? Non ti conosco. Cioè, un minimo di confidenza ci dovrebbe stare, non credi? Cioè, non lo so. Io non so, amico vostro. Questo è poco ma sicuro. Accidenti. Wow! Che ho preso? Un altro scudo. Oh, non lo so che cosa gli ha fatto. L'ha potenziato. Vediamo che dice lì. Divertiti pure a sguazzare nell'acqua bassa, ma ti avverto, non provare a nuotare. I diversamente vivi hanno qualche problema di galleggiamento. Ha senso, ovviamente, perché è fatto solo di ossa, come diavolo dovrebbe galleggiare. E quindi nell'acqua bassa ci sta a camminare, ma nell'acqua alta non sa nuotare. Ok. Ok. Oh, chi ci sarà mai qua ad attendermi? Oh, il signore. Eccolo qua, ragazzi, perfetto. Termina qui la demo. Che dire, ovviamente, ragazzi, come vi dicevo inizio video, io che non l'ho mai giocato, non posso stare lì a ricordarmi, ma questo era così, questo era colà. Posso soltanto vedere un gioco nuovo che comunque ha meccaniche magari che potevano andare forte diversi anni fa, e però ci vedo un gioco, direi, molto carino, di sicuro molto godibile e interessante. Non lo so se lo prenderò, insomma, quando uscirà, perché non ho preso al lancio, ragazzi, le trilogie di Spyro e di Crash, che comunque li avevo giocati e quindi ci ero affezionata. Figuriamoci se prenderò al lancio questo, quindi penso proprio di no. Però secondo me meritava, la demo meritava di essere giocata. Mi saprete dire voi, insomma, se l'avete giocato all'epoca, ragazzi, cosa di uguale, cosa di diverso, se vi è piaciuto e quindi se lo comprerete all'uscita. Per cui questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. Veloce a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao! Vi ricordo, ragazzi, che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!